Bene, ciao a tutti ragazzi, siamo qui con il DJI Mavic Mini Fly More Combo. Ho scritto giusto il titolo oppure ho scritto DJI Mavic Air? Perché mi confondo sempre, Mavic Mini e Mavic Air. Spero di non essermi confuso, fatemi controllare un attimo. Intanto ciao a tutti quelli che stanno entrando, un bel like innanzitutto per supportarci. Perché ha messo quella foto base così? Mavic Mini l'ho scritto giusto, almeno quello. Bene. Ciao a tutti ragazzi. Ciao Alberto, Granata 69 e Sergio. Ciao. Che miniatura vedete? Vedete nella foto ragazzi? Vedete la foto del Mavic Mini o la miniatura generica? Grazie. Ciao Antonio. Ciao Wellotech Pietro. Ditemi che miniatura vedete ragazzi, io intanto condivido la live. Ciao, non lo so se sei il primo Pietro. Ciao Enrico, come sentite e come vedete? Ora apriamo questo, fatemi condividere la live, poi una volta aperto, ok perfetto, grazie Pietro. Una volta aperto parliamo insieme di questo drone, mi raccomando un bel like ragazzi per supportarci. Queste live sono gratuite, non costano nulla, quindi se volete supportarci ci basta un like. Ok, grazie. Sto trasmettendo dallo Xiaomi Mi 9T, che è un ottimo telefono, devo dire, questo Xiaomi Mi 9T, ma non è quello il punto della questione di questa live. Ok, condivido la live sul mio gruppo Facebook. Mi raccomando, ragazzi, se non ci siete, entrate sul mio gruppo Facebook e sul mio canale Telegram. Ok, ciao Gary Moore. Nerd, ciao Nerd! Come sta andando con il tuo Mavic Mini? È arrivato? Ancora no, ecco, nemmeno a dirlo. Ma da dove l'hai comprato tu, nerd? Facci prima a prenderlo da qualche negozio italiano. A questo punto. Ok, qua l'ho condiviso, condivido anche qui. E siamo pronti a iniziare subito la live. Spengo anche il computer così non mi ruba banda, perché ho la wifi un po' ballerina qui. Perfetto. Sito DJI, anche io l'avevo preso dal sito DJI, però mi avevano detto che spedivano con ritardo, quindi l'ho annullato poi dal sito della DJI, e quindi niente, poi l'ho preso da qualche negozio italiano. No, tranquillo Pasquale, tranquillo, stavo cercando di sistemare le cose e non ci riuscivo, mi stava venendo il nervoso. Bene, allora, io cosa ho fatto? Vabbè, il Mavic Mini, quello base, l'ho preso da Antonio Zenzola, l'avete visto nel mio primo video del Mavic Mini, e nulla, l'ho recensito insieme a lui. Poi, questo qui, invece, me l'ha preso un iscritto del canale, dall'1 euro della sua città, pensate, l'ha pagato 389 euro il combo, invece di 4,99, c'era una promozione senza IVA, è solo un giorno è durata, per errore, perché non doveva comprendere i nuovi arrivi come questo, ne ha presi due e me ne ha venduto uno. E quindi lo ringrazio, ciao Riccardo. Vabbè, l'ho pagato, però grazie per avermelo preso, per avermelo riservato. Ciao Dottor Max, Dot Max, ciao Fabrizio. Lo scatolo è molto porn, non posso dire quelle parole, altrimenti YouTube mi censura tutto. Pensate che ora quando carico i video devo confermare che siano adatti per i bambini oppure no, altrimenti passo i guai. Pensate a che punto siamo arrivati. Comunque sia, facciamo un confronto tra il Mavic Mini Combo e il Mavic Mini base, la dotazione delle due confezioni, no? Ok, fatemi abbassare la sedia. Ok, bene. Allontano un attimo. Se avete qualche domanda, ragazzi, chiedete pure. Allora, queste sono le due confezioni intanto, base e combo, e già da qui si nota che... Buonasera a tutti. Si nota che c'è qualche differenza. Allora, vi dico già cosa comprende il combo in più rispetto al base. I paraeliche, due batterie aggiuntive, caricabatterie multiplo, astuccio e ulteriori eliche e vitarelle per le viti, per le eliche. Ok, inizio ad aprirlo. Si può usare ovunque? No, lo puoi usare quasi ovunque da luglio 2020 con le nuove leggi, però per ora devi attenerti alle disposizioni, quindi non volare in città,
sopra persone, eccetera, eccetera. Ora misuriamo tutto, Ivan, perché non avevo i paraeliche, ora proviamo a misurare con paraeliche, la bilancia sta lì, dovrò alzarmi, però intanto lo apriamo. Datemi dei feedback, come si vede, come si sente, ragazzi? Un bel like, dai, per supportarmi, e andiamo ad aprire questo interessante Mavic Mini Combo. Ciao a tutti quelli che sono appena entrati, siete parecchi, quindi non riesco a leggervi tutti. L'altezza, io sono arrivato tranquillamente alla distanza massima possibile, cioè all'altezza massima possibile, 500 metri, senza problemi. Pensate che alcuni mi hanno criticato per il range test, dicendo che non fosse reale. Cioè, io più di fare un video in FPV uno a uno non sapevo cos'altro fare. Cioè, ho semplicemente preso la situazione migliore per fare un range test in 2.4 GHz e i risultati sono stati quelli. Bene, da dove si apre? Si apre da qui. Apriamolo. Là. E notiamo che c'è già l'astuccio. Costa 4,99 il combo, 3,99 il base. Per 100 euro in più, considerando che avete due batterie e accessori vari, forse vale più il combo. Anche se, devo dire la verità, questa borsa, questo astuccio, non mi fa impazzire. Avrei preferito più una borsa classica come quella del Mavic Pro. Invece questo è un astuccio senza nemmeno la tracolla, dovrò comprarmi poi la borsa normale a parte. Ecco, questa cosa non mi fa impazzire. Bene, fatemi spostare un po' di robe, vediamo cosa avete scritto. Ciao Mariangela, buon tonno. Ciao Freddy amico spagnolo. Esattamente, Vito. Ok. Ho visto un video in Italia che va a 120 metri, perché ragazzi, bisogna prendere comunque delle buone zone in cui volare e bisogna scegliere manualmente un buon canale radio, un poco disturbato, con poca saturazione, con poco disturbo. Sì, Paride, però diciamo che la borsa che si compra a parte del Mavic Mini è veramente bella, costa 40 euro, io l'ho comprata da Amazon, arriva fra 2 mesi, però è bella, quando arriva ve la faccio vedere. Vediamo cosa c'è qui dentro. Faccio un cambio di webcam. Perché si vede? Ok. Allora, vediamo cosa abbiamo qui dentro. Allora, la custodia, l'astuccio, io lo chiamo astuccio perché è un astuccio, è in tessuto. Ben fatto, andiamo ad aprirlo. Dentro dovrebbe esserci la gomma piuma sagomata. Ciao Tony. No, all'Unieuro solo a prezzo normale, non penso che si trovi più in offerta. Ed ecco qui come veniamo accolti. Ciao a tutti, ciao Raffaele. Ecco il Mavic Mini che abbiamo già visto prima. Quanto cavolo è leggero, ragazzi, è davvero un peso piuma. Vabbè, questo l'avevamo già visto, mettiamolo un attimo da parte. Vediamo gli accessori che ci sono. Gabriele dice, chiede: ha senso vendere il Midoni 4K per un Mini? Meglio prendere il Fimix 8 SE? Io passerei a Fimix 8 SE perché è leggermente meglio e lo vedrete nella comparativa, specialmente nel reparto video, nelle funzionalità. Invece il Mini è un ottimo drone a uso amatoriale. Col vento se la cava abbastanza bene questo drone, Paride. Non ha particolari problemi. Stefania, purtroppo ci sono problemi familiari, quindi deve stare un po' a casa con i suoi genitori, quindi oggi non ci accompagna in questa live, ragazzi. Comunque, questo è il radiocomando con tutte le sue pellicoline. Opla, vabbè, è rimasto un po', devo fare un po' di alcol. Radiocomando, a voi piace oppure no? Dite la vostra opinione, ragazzi. A me mi dispiace che sia così semplice, potevano mettere almeno un tasto per il decollo e l'atterraggio automatico, invece si fa tutto tramite applicazione. E mi manca tantissimo la rotellina per l'esposizione, ragazzi. Fare tutto manualmente dall'applicazione è più un casino. Ok, Gabriele. Sì, è molto semplice. È rimasto un po' di adesivo qui, vabbè. Bene. Vi faccio vedere che è la CE.
non è la FCC, la FCC mi arriverà il mese prossimo. Poi vi faccio vedere anche la radio del drone che ho usato per il range test l'altro giorno, perché c'è ancora qualcuno che pensa che io abbia una versione FCC. Vediamo cos'altro abbiamo. Questo dovrebbe essere il caricabatterie multiplo. Sì, sì, tranquillo Enzo, un po' di cotton fioc, un po' di alcol e si toglie subito tutto. Qui in Veneto non c'è ancora, cioè non lo vendono ancora lì da te. Allora, carica batterie, che dovrebbe fare anche da power bank, da, infatti, vedete, c'è anche la presa per una USB. Si mettono tre batterie dentro e ricarica. Leggero anche lui, molto semplice, nulla di troppo elaborato. Ciao Domenico Lanidi. Anche io l'ho preso il Fimix 8SE Black Freddy, non vedo l'ora di riceverlo. Comunque, carica batterie interessante. Poi vediamo come ci vanno le batterie dentro. Vediamo cos'altro abbiamo. Qui c'è la scatolozza con gli accessori. Chi di voi l'ha già preso questo drone, ragazzi? Sì, Ivan, cioè lo smart controller costa 600 euro, se non sbaglio. Cioè costerebbe più del drone. Purtroppo DJI è un po' l'Apple dei droni. Per ora offerte per il combo non ce ne sono. Cosa ne pensi delle future nuove leggi per quanto riguarda l'uso dei droni? Guarda, almeno si piloteranno con un po' di cervello, con un po' di conoscenza. Perché sì, è vero le limitazioni, però c'è tanta gente che vola veramente con il fondoschiena. Passatemi il termine, però almeno la gente inizierà un po' a capire. Ragazzi, non fate donazioni, per favore, non voglio donazioni. Comunque, grazie Nico. Grazie comunque. Allora, se mio padre pensa di comprarlo, se non ha mai usato un drone può essere un ottimo acquisto, cioè sicuramente. Allora, il cavetto è USB, micro USB, mi dispiace non sia USB-C, è crashata. Rieccomi, era crashata l'applicazione di YouTube, ogni tanto succede, perdonatemi, rimetto così. Ci siete ragazzi? Ok, perfetto. Allora, USB, USB, micro USB, un po' vecchio stile, però basta che funzioni. Supporta anche la ricarica rapida a questo drone. Il Mavic 2 è ovviamente superiore a questo. Sono due tipologie di droni completamente diverse. Qui ci sono i tre cavetti, ovviamente, Lightning, micro USB, USB-C. Ottimo Domenico, diciamo che se la gioca con un Mavic Air. Il Mavic Air ha più funzioni, ha i sensori, però ha meno autonomia. È meno stabile in volo, secondo me. Il Mavic Air non mi ha mai fatto troppo impazzire, devo dire la verità. È l'unico drone DJI che non ho amato così tanto. Poi abbiamo i due stick di ricambio. Qui abbiamo cosa c'è qui dentro, vediamo. Anche a me è arrivato il combo oggi, dice Franco. Ottimo, lo so, il maltempo è arrivato anche qui al sud, ragazzi. Ciao Enrico, ciao Ilario. Comunque ragazzi, un bel like per supportarci. Non fate donazioni, ci basta un like. Ci sono due cavi USB, micro USB. Fantastico. Vabbè, è per il caricabatterie ovviamente. Qui abbiamo la parte più bella. Il Follow Me avrà, cioè questo drone avrà il Follow Me? Non si sa. Io spero di sì, ma secondo me se non è stato implementato all'uscita è perché DJI lo vuole tenere un po' castrato rispetto agli altri suoi droni per evitare di farsi concorrenza. Bello. Questo cacciavite racchiude un po' tutto il Mavic Mini. Ok, dovete portarvelo appresso, mi raccomando. Ciao Gianluca. Ilario, il mese prossimo l'FCC. Cos'altro abbiamo nella confezione? Abbiamo un altro scatolino. Molto leggero, credo ci siano i manuali o le eliche. Ok. Abbiamo due eliche, quattro eliche, sei eliche, quindi tre paia di eliche. Ok, invece sul mini base abbiamo solo due eliche. Qui ovviamente c'è una dotazione superiore. E questo è tutto il contenuto della borsa, che è fatta anche abbastanza bene. Penso che poi le batterie bisogna lasciarle dentro al caricatore multiplo. Ok, bene. Ok, molto bellina. Ciao alla piccola cimice. Con il Black Friday sicuramente sì, lo metteranno un po' in offerta. Molto molto bellino. A voi piace d'estetica? Facciamo questo sondaggio, ragazzi.
Ciao, ho avuto modo di vedere, un attimo, state commentando in tanti, vediamo, di vedere le tue recensioni. Vorrei sapere però come si comporta in città. Io ho provato in periferia di Bari, quindi zona urbana, arrivato a 800 metri prima di avviare il ritorno a casa automatico. Sto pensando di vendere il mio Fimia 3 per comprare il Mavic Mini. Beh, fai bene comunque, è un gradino superiore il Mavic Mini, ma costa anche il doppio del Fimia 3. Ragazzi, non fate donazioni, dai, non le amo. Comunque, grazie, Miki Channel. Il caricabatterie fa da storage, sì, per le batterie, però l'ho detto, non mi piace molto la borsa, l'astuccio. Le griglie, sì, sono fake. Secondo me, inizialmente volevano mettere i sensori, poi ci avranno ripensato. Questa è un po' la mia idea. È grande quanto la batteria del Mavic 2? Dici? Lo confrontiamo subito con la batteria del Mavic 2, vediamo se. È davvero grande quanto la batteria del Mavic 2? Ok, allora questa è la batteria del Mavic 2. Questo è il Mavic Mini. Guardate ragazzi, vabbè sì, è più grande, però praticamente siamo lì. E pesa molto di più la batteria, peserà almeno 300 grammi, 400 grammi solo la batteria del Mavic 2. Assurdo. Beh, ovviamente il Mavic 2 è un altro livello di drone, non stiamo nemmeno a parlare di questo, però è una cosa abbastanza simpatica. Dentro ci sono molte altre scatolozze e le andiamo ad aprire tutte una a una. Cosa avete scritto, ragazzi? So che Rave sul Mini, ma cosa ne pensi delle disconnessioni dello Zino? Sinceramente, io non ho mai avuto troppe disconnessioni dello Zino, è sempre andato abbastanza bene. Tra Air e Mini, io preferirei il Mini. L'Air l'ho sempre visto un po' né carne né pesce, ma poi è solo una mia opinione. Pensano quasi lo stesso, sì, infatti. Molto bello esteticamente, mi piace. Spark o Mini? Se hai già lo Spark, tieni lo Spark, perché hai sensori anticollisione, poi non si trova più in vendita. Se vuoi un drone nuovo, prendi il Mini. Eh sì, appunto, prendi il Mini. Tra questo e l'Absanzino farò un video a confronto. Andiamo a vedere cosa c'è qui dentro. Il manualino, penso. Non capisco perché non mi scorra automaticamente i messaggi. Quante batterie ricarichi con una powerbank da 10.000? Beh, fai un calcolo veloce. Se le batterie sono da 2005, carichi 3 o 4 volte. Dovrebbe essere quello il calcolo. Spero di non aver sbagliato. Ok. Manualini, non serve che ve li faccio vedere. Non penso vogliate vederli. Vabbè, comunque questo è la parte più simpatica del manualino. Ve l'ho fatto vedere anche in sede di recensione. Ciao Michele, mi sai dire cortesemente quanto ci vuole ad arrivare al sito ufficiale DJI? Mi hanno detto che dal sito DJI.com li spediscono la settimana prossima, quindi ci vuole un po' di tempo. Riprese per lo snowboard. Sì, servono comunque certificazioni se voli vicino ad altre persone. In quel caso forse è meglio il Mavic Air perché ha i sensori anticollisione. È bello però, a mio parere, con questo prezzo forse conviene prendere appunto il Fimix 8SE. Allora, il Fimix 8SE che vedremo dopodomani in comparativa con il Mini è superiore come cam e come funzionalità di volo. Invece il Mini è più trasportabile, più leggero e si può usare in più situazioni, quindi sono droni complementari. Io ho provato, come avete visto nei video, l'applicazione del Mavic Mini. La cosa che mi ha deluso maggiormente sono le Smart Fly, che sono molto limitate. Oltre a essere poche, ad esempio la Circle Mode permette di scegliere solo l'orientamento, gira a destra o gira a sinistra. Non si può scegliere quanto tempo deve girare, la velocità, la distanza, e così anche nel Drone Mode, nel Rocket e nella Spirale. Questa cosa mi ha un po' deluso. Speriamo che migliorino un po' le Smart Fly con aggiornamenti. Allora. No, nessuna notizia Amazon per il Follow Me Active Track. Esatto, Gianluca, bisogna scegliere o 249 grammi o più funzioni. Hai comprato Enterprise Dual? No, Igor, ho il Mavic 2 Pro, non mi serve l'Enterprise, cioè non me ne fare niente. Ragazzi, un bel like mentre io intanto rimetto la batteria nel Mavic 2. Un attimo. Se ci riesco, Ok. Quale vi piace di più di estetica, ragazzi? Questo o questo? Mavic 2 o Mavic Mini? Sinceri. Dai, facciamo questo sondaggino e intanto andiamo ad aprire le altre confezioni.
Il primo drone per Gerardo, vai di Mavic Mini senza problemi. Ciao, ciao da Los Angeles, ciao Christian, che ci fai lì? Come me non trovo il wifi sul telefono del Fimix 8S, non capisco la domanda da David. È il radiocomando del Fimix che si connette al drone, non il telefono. Il telefono devi connetterlo col cavetto. Ciao Roberto, avete scritto tanti commenti. Sono figlio e padre, esattamente. La madre chi sarà, non lo so. Buonasera caro, ciao punto di vista. Il mio inglese è abbastanza pessimo, quindi ti chiamo in italiano. Ok. Andiamo a vedere che altro c'è qui dentro. Perdonate se le inquadrature non sono fantastiche, ma in live, lo sapete, sono un po' così. Qui dovrebbe esserci il caricabatterie. Ah, c'è anche il caricabatterie dentro al combo. Non lo sapevo. Vado a scuola per studiare. L'FCC ti è arrivato, Christian. Da dove l'hai ordinato? Ah, ma tu sei a Los Angeles, no? Vabbè. Eccolo. Ah, abbiamo il caricabatterie che sembra un po' quello... È marchiato DJI. Non so se mette a fuoco. Ditemelo. Da quanti ampere? 0, no, 1.5, no, bugia, 2 ampere, 5 volt, 2 ampere, ottimo, quindi dovrebbe caricare la batteria abbastanza rapidamente, ottimo che ci sia. Questo dovevano metterlo nella confezione base, perché non l'hanno messo non lo so. Poi abbiamo il pacco batteria, se vuoi una spalla, va bene Gianluca, ti faccio sapere, ragazzi, un bel like, mi raccomando. Ciao grande, ciao un canale a caso. Sparco Mini, vai di Mini, dai. Allora, oddio, ciao dal Brasile, ciao. Combo quando arriva? In che senso combo quando arriva? È questo il combo. Io sinceramente, Michele, sto valutando il Mavic Pro Platinum. Il Mavic Pro Platinum è un altro livello di drone, fantastico. Ti troverai bene. È uno dei miei droni preferiti, il Platinum. Davvero molto bello. No, non serve la connessione dati per funzionare, può essere tranquillamente utilizzato senza connessione dati. Io infatti volo sempre in modalità aereo, non è una battuta, drone, aereo, no. Lo smartphone lo metto sempre in modalità aereo quando volo, così nessuno mi disturba, perché sapete, mi arrivano tante notifiche e non ci sono problemi ovviamente. Venderesti uno Spark per il Mavic Mini? Se è già lo Spark, no, non lo venderei. Sai, il Pro no, non ti serve il Mavic Mini assolutamente, anche se sono complementari. Esatto, è un drone perfetto da portarsi in tasca. Magari è più un secondo drone o un drone per chi è proprio principiante, per chi inizia, no? Ok, apriamo il pacco batterie. Dovrebbero essercene tre. Proviamo a farlo uscire. Eccole qui. Allora, un altro punto positivo molto buono di questo drone è sicuramente l'autonomia di volo, che è davvero soddisfacente. Sono arrivato quasi a 27 minuti di volo con una batteria, quindi con tre batterie volate tranquillamente un'ora e passa. Un'ora sicuramente, un'ora e un quarto circa, un'ora e 15. Eccole. Tre batterie incluse nella versione combo. Non mi esce la chat, non so perché. Io ho il Pro 2, ma in montagna pesa come un macigno. Sì, vabbè, ovviamente, sono scelte. Ovviamente il Pro 2 ti permette di fare più cose. Questo, invece, il Mavic Mini è più comodo da portare in giro. Io mi ricordo quando portavo in giro il Mi Drone 4K, che pesava 4 kg con batteria e zaino, in bicicletta. Mi sfondava la schiena ogni volta. Farei qualche contest? No, non posso farli, Gerardo, mi dispiace. Purtroppo in Italia ci sono molte leggi sui contest. Ho rischiato grosso una volta e non rischio più. Mavic Mini o Fimix 8S? Farò un confronto dopodomani, non perdertelo perché darò la risposta nel confronto. Se vuoi regalare un drone a tuo nipote, se è piccolo, dagli un Tello, un DJI Tello. Altrimenti il Mavic Mini va anche bene. Lo Zino o il Mini? Sono due droni diversi, cioè lo Zino costa 200 euro, questo ne costa 400. Se puoi compra questo, ma a 200 euro lo Zino è comunque ottimo. Oggi l'hanno messo a 190 euro lo Zino su Gearbest. Sono batterie intelligenti? In realtà no,
Sono batterie classiche, vedete, non c'è nessun tasto per vedere la carica residua della batteria. Però diciamo che il drone ha un'elettronica interna che un po' camuffa la cosa, quindi va a compensare. Sono una via di mezzo, va, diciamo così. Però di loro non sono batterie smart, come quelle magari del Mavic 2. Sono batterie stupide, esatto. Regalare a un bambino, dipende, a un ragazzino ancora sì, un bambino ovviamente, un mini drone con le protezioni alle eliche va anche bene. Mini contro Fimi per video slow motion, Fimi sicuramente. E la svolta, in che senso? Vabbè, comunque abbiamo visto tutto qua. C'è un'altra confezione, un'altra cosa. Cosa c'è qui? Ah, i paraeliche. Sono qui dentro. Vediamo i paraeliche e vediamo anche quanto pesano. Fatemi togliere un po' di casino che c'è sul tavolo, ragazzi, un attimo solo. Ok. C'è ancora più casino di prima, non so come sia possibile. Vabbè. Grande offerta a 400 euro, sì sì, è una buona offerta. Io l'ho preso, cioè, l'ha preso un mio amico da 1 euro, l'ha pagato 3,89. Ciao Diada225, come ti trovi con l'Osmo? Molto bene, lo uso per le live essenzialmente, mai dato problemi, ma molto bene. Esiste un drone con una telecamera a 360 gradi di commerciale? No, non c'è nulla. Mavic Air usato ne vale la pena? Secondo me no, lascia perdere Mavic Air usato. Al massimo Mavic Pro usato, l'Air non lo so. Sì, ora vediamo insieme, Gerardo, quanto pesano. Ragazzi, se crasha la live, aspettate qualche secondo, torno online. Purtroppo la connessione è qui un po' ballerina. Peccato per la mancanza di RAW, esatto. Vabbè, è per non farsi concorrenza da soli. Ciao Drone Cam, il direttore della posa di Bari. Ora ce l'avranno con me. Come si fa la patente per i droni? Devi chiedere a una scuola di volo della tua città. Sicuramente ce ne sono. Sì, le batterie, Enrico, si possono cambiare le celle, perché sono due batterie standard, quelle ricaricabili allungate. In teoria si può anche aprire e cambiare la batteria, però ovviamente decade la garanzia della batteria. Sì, Mirko, vediamo dopo, vediamo prima i paraeliche. Sto cercando di capire dove si aprono, da qua. Allora, voi mi state chiedendo perché hanno fatto i paraeliche così grandi. Guardate come sono i paraeliche, come sono grossi, davvero enormi. Li hanno fatti perché, essendo un drone che in teoria può volare anche in zone off-limits e non avendo i sensori di ostacoli, montando queste il drone è più protetto. È protetto a 360 gradi sia lui sia le persone che magari andate a colpire con questi paraeliche. Vi piacciono? Sì, no? Cosa ne pensate, ragazzi? Ditemelo. La patente si può se sono minorenne? No, solo maggiorenni. Ciao Massimo. Per uso professionale? Sì, sempre patente, ovviamente, ragazzi. Sempre patente. Tolgo gli adesivi da Mavic Mini. Perché non mi scende automaticamente la chat? No, secondo me 100 euro per tutti questi accessori ci sta. Se la borsa fosse stata un attimo migliore, sarebbe stata il top. Hai notato che possono sbloccare le zone per i Mavic Mini? Sì, ho visto. Un nuovo Tello. Il Tello ha venduto tanto, secondo me ne faranno un altro. Magari con una cam leggermente migliore. È un ottimo drone. Il Fimix 8SS? Sì, all'FCC. Vi consiglio di comprare dei proteggi eliche, dei copri eliche, perché altrimenti penzolano un po' ovunque e non va bene. Ok. Il costo della versione CE? 3,99 base e 4,99 combo. Poi vi lascio i link in descrizione video. Opla. Bene. Sono grandi quasi il doppio. È fatta apposta per proteggerlo a 360 gradi in mancanza di GPS. Tipo io quando lo farò usare a Stefania, monterò le paraeliche. Perché non è che non mi fido di Stefania, però
non mi fido di Stefania. Quindi meglio montare paraeliche, almeno il drone sta protetto. Ciao Onofrio. Non capisco la domanda, Weather, mi dispiace. Zino Mavic Mini, ho già risposto prima a questa domanda. Ciao Pasquale, ciao, un saluto a tutti. Ciao ragazzi, un bel like, dai. Allora, ecco qui il drone. Drone e paraeliche. Oh mio Dio, sono eccessivamente grandi e non ho idea di come si montino, tra l'altro. Fatemi capire un po'. Quando vieni a Milano? Allora, mia sorella vive vicino a Milano. In realtà io ci vengo qualche volta, tipo a Natale, qualche volta all'anno, però non mi fermo mai troppo lì a Milano. Sto cercando di capire come si montino questi sti cosi. Sembrano degli strumenti di tortura, ragazzi, davvero. Allora, si apre. Ciao Kevin. Vabbè, sicuramente ora tra poco arriveranno un sacco di accessori per questo drone, ragazzi. Basta aspettare. Povera Stefania. Vieni a Livorno, che per i droni è bello come passeggio. Verrò, verrò. Cosa, David? Cosa, quindi? Ci sono 3000 messaggi, David. Qualcuno lo salto. Quanto ti piace sto mini? È un bel dronino, dai, non è male. Mi consiglio un drone per iniziare a fare foto e video a 100 euro? Il Tello, il Rise Tello, sicuramente. Ecco qui. La nuova versione del... La nuova versione, il combo del Mavic Mini, molto carino. Si mettono sopra i motori. Dovrò capire bene come montare questi paraeliche, ragazzi. Voi li usereste oppure no? Allora, vediamo che avete scritto. Avendo alcune parti in plastica gommosa, come valuti la resistenza ad urti? Non l'ho ancora fatto sbattere, quindi non lo so. Dovrebbe essere resistente perché pesa poco alla fine, non va molto veloce, quindi... Come mai non si collega? Non lo so, David. Chiedimelo magari sulla mail, non lo so. DJ ha pensato proprio a tutto, anche alle torture, esatto. Ok, Pasquale, grazie. Ma come altezza arriva a 500 metri? Sì, arriva a 500 metri e lì si ferma. So già di qualche concorrente che sta pensando a un competitor per il Mavic Mini. Vi aggiornerò magari in un video. Credo che paraeliche non li userà nessuno. Sì, infatti. Chi è morto il telefono? Prima o poi capirò... Sì, sicuramente lo capirò. Sì, da Banggood e in FCC, poi vi lascerò il link in descrizione. Voglio vedere quanto pesano i paraeliche, ragazzi. Prendo la bilancia, aspettate. Ok. Allora, ho fatto il video Repnix delle recensioni, vai a vedere, mostro tutto, mostro tutte queste funzioni. Allora, giro la telecamera un attimo. Accendiamo il bilancino. Allora, paraeliche pesano 22 grammi l'uno, quindi sono 44 grammi di paraeliche. Se il drone pesa 250 grammi, arriviamo a quasi 300 grammi con i paraeliche, che è un peso abbastanza importante. Sì, 25 grammi. 25 grammi l'uno. Quindi arriviamo praticamente a 299 grammi. Di economico, Lab Sanzino sui 200 euro. Che ci fa se supera i 150 grammi? In che senso? 250 grammi? Beh, non lo puoi usare in molte zone. Ok, questo è tutto quello che c'era nella versione combo, ragazzi. No, questo non c'era nella versione combo, però c'era tutto il resto. Ok, e questi sono i bellissimi paraeliche. Voglio vedere quanto pesa la batteria del Mavic 2. Solo la batteria.
Eccola qui. Pesa. La batteria del Mavic 2 pesa 293 grammi, ragazzi. Pesa più del drone stesso. Buonasera, Manux. Non lo so perché Galeazzi dopo 115 metri lo perde, ragazzi. Non sono Galeazzi, non so come ha fatto i test. In città arriva sui 700-800 metri. Allora. Mi piace molto il caricabatterie. Mettiamole dentro. Molto carino. Bellino. Allora, ciao Fabio. Non lo so a quanto arriva il film a 3 in città, un canale a caso, mai provato. Vabbè, il drone con la telecamera migliore tra quelli che ho provato è sicuramente il Mavic 2 Pro. No, non c'è proprio paragone, è davvero una telecamera stupefacente. Proviamo a caricarla, dai, vediamo, le carica nel stesso tempo tutte e tre. Proviamo subito a caricarle, vediamo se carica una o tutte e tre insieme, vediamo. Penso una alla volta. L'altitudine massima è sempre 500 metri, non supera mai 500 metri. Ogni drone DJI è limitato a 500 metri. Per un ragazzo di 13 anni va bene, non lo so. Se hai un po' di testa per usarlo nel modo giusto, direi di sì, altrimenti aspetta un paio d'anni. Ne fa una alla volta, sì, sicuramente. Ecco qui. Sta iniziando a caricare la prima batteria, ci sono i LED vicino ad ogni batteria, davvero ben fatto questo caricabatteria, molto molto bello ragazzi, molto carino. E lo lasciamo qui a caricare, perché domani andrò a fare la videoprova con il Fimi X8 SE, video confronto. 14 anni, sì, questi droni sono 14 anni più, se non sbaglio. 14 più, no, bugia ragazzi, sono 16 più. Quindi, se volete fare le cose per bene, dopo i 16 anni si può volare con questi droni. Poi ci sono anche quelli giocattolo per i più piccoli. Io probabilmente potrò acquistare il Mavic Mini nel 2021. Fino ad allora saranno usciti sicuramente altri droni. Sì, esatto Pasquale. Molto, molto bella questa. È l'unica cosa che mi piace davvero della combo. Della combo edition. Oltre ovviamente alle due batterie aggiuntive. E per 100 euro in più secondo me conviene prendere la combo. Specialmente perché nel base c'è solo questo. Drone e radiocomando. Non c'è nemmeno il caricabatterie, dovete usarne uno a voi del telefono. È molto limitata la cosa, molto limitata. Bene ragazzi, se avete qualche domanda chiedete pure, abbiamo visto tutto. Il drone dove? Dov'è il drone? Ho perso il drone. Ah, sta qua, sta dietro la telecamera. Sembra davvero un giocattolino visto così. Mamma mia. Proprio piccolino e leggero. Lo consiglio come primo drone? Sì, lo consiglio assolutamente. Tello per zone abitate e Zino fuori. Sì, esatto Gianluca, è una buona idea. Con 200 euro, Zino ti consiglio, Gix. Con le tre batterie inserite, il caricatore da quanti ampere si deve usare? Più ampere sono, diciamo, da 2 ampere carica abbastanza rapidamente, alla ricarica rapida. Se sono di meno, carica più lentamente. Secondo te la si può caricare e lasciarle cariche? Penso di sì. Anche se queste non sono batterie smart, sarebbe meglio non farle caricarle al 70% se non si usa il drone per molto tempo. Dovrebbero regalarlo a chi è il Mavic 2? Ti piacerebbe Miki, eh? Oppure fanno un bundle insieme Mavic 2 più Mavic Mini in regalo. In realtà le fa le pubblicità le DJI in TV, non le fa qui in Italia, perché in Italia non è un mercato molto importante per i droni, ci sono mercati molto maggiori.
Cioè, pensate che DJI non fa nemmeno l'applicazione in italiano per i suoi droni. Cioè, pensate come siamo calcolati nel mondo dei droni. Autonomia di volo 25-26 minuti reali, ci arrivi tranquillamente. Perché non lo fai volare da un mese il Mavic 2 Zoom, Alessio? Perché? Perché? DJI con 200 euro solo il tello. Ogni settimana, puoi caricarle anche una volta al mese, non serve che le carichi ogni settimana. Claudio, sicuramente usciranno fuori caricabatterie di terze parti tra qualche settimana. Sì, c'è l'applicazione sul Play Store, Luca, assolutamente. Allora, Nicola, interessato all'aspetto video fra il FIMI e il Mavic Mini? Sì, le differenze ci sono, non sono così tante a un occhio poco allenato, però ci sono e le vedrete dopodomani nella comparativa. Mi raccomando, ragazzi, non perdetevela, iscrivetevi al canale, così attivate la campanella, così arrivano le notifiche quando la carico. Ci sono negozi fisici dove acquistarlo, 1 euro lo vende. Infatti questo Mavic Combo mi è arrivato da un mio amico che l'ha preso dall'1 euro per me. Se viaggio in aereo, dove lo metto il drone? In teoria le batterie e il drone vanno nella stiva, quindi non le puoi portare in cabina, credo, o il contrario. Vabbè, non lo so ragazzi, non prendo mai l'aereo, comunque ci sono regolamenti diversi in base alla compagnia aerea per i droni e le batterie. Grande Gianluca. A Black Friday dovrebbero esserci degli sconti su questo dronino. Ve lo voglio far vedere da vicino. Sì, in teoria sì, Luca, se non li hanno finiti. Allora, esteticamente a molti non piace perché lo considerano un po' giocattoloso. A me, dico la verità, a me piace. È ben fatto. Sì, ok, qui magari è un po' in gomma, però ci sta per risparmiare peso. State attenti quando aprite il gimbal perché è un po' delicata la copertura. Grazie Piero, batteria stiva e drone bagaglio a mano. Ok. Io ve l'ho detto già in recensione, l'unica cosa che non mi piace. Cos'era quel rumore? La batteria scarica? No, non ancora. È lo sportellino, che secondo me, ragazzi, lo sportellino è un po' la parte critica. È un po', no? Vabbè, speriamo di non romperlo. Voglio provare a mettere una batteria, accendiamolo, vediamo se funziona. Ciao Riccardo! Lo Spark ora non ha più senso, eh? Infatti lo Spark è anche fuori produzione, non lo producono più. Come fotocamera è meglio Zino o Mini? Più o meno siamo lì, devo dire la verità. Forse il Mini è bilanciato un po' meglio come colori. Sì, Gianluca, entrambi fanno dual band. 2,4-5 GHz. Proviamo ad accenderlo, la batteria è un po' scarica, però. Vediamo solo se accende. E se il gimbal funziona. Grazie Samu. Guarda, quando mi arriverà il Mavic Mini FCC farò un bel confronto così vi schiarisco un po' le idee. Il gimbal è un bel gimbal, lavora molto bene. Guardate come stabilizza bene. Ok. Grande Luca, hai esagerato. Il Midron aveva una qualità video molto buona, secondo me superiore a questo Zino, a questo Mini. Spero di farvi vedere anche la versione da 199 grammi che vendono in Giappone. Ragazzi, un bel like se vi piace questo Mavic Mini, dai. Aspetta la combo, Simone. Secondo me per 100 euro in più meglio la versione combo. Altezza massima 500 metri. Ok, spegniamolo, rimettiamo a caricare la batteria. Ecco ragazzi, una cosa. In tanti mi chiedono sempre: Michele, non mi si accende il drone DJI? Perché? Perché loro che fanno? Premono solo una volta così e non si accende. In realtà bisogna premere una prima volta e la seconda tenere premuto, altrimenti non si accende. E così anche per spegnere.
è un sistema di sicurezza per evitare di accenderlo o spegnerlo per sbaglio. Ecco fatto. Per i viaggi meglio Mini o Absan Zino Pro? Secondo me è meglio questo. È più comodo da portare in giro. Grazie a te, Luca. Ecco, magari quando togliete la batteria, non chiudetelo lo sportellino, cioè lasciatelo aperto, chiudetelo solo quando la inserite per volare. Sì, si piega. Si piega tutto. E molto facilmente anche. Allora, io lo Zino Pro, ragazzi, non ve lo recensirò perché lo trovo una trovata commerciale. Io aspetterò lo Zino 2 che esce il mese prossimo. Dovrebbe uscire il mese prossimo. Lo Zino Pro, secondo me, non ha davvero senso di esistere, ma è solo una mia opinione, eh. Preferisco spendere 200 euro e prendermi lo Zino base invece che il Pro. Ok. Un attimo ho pensato che le caricasse insieme, invece stava solo bilanciando un attimo la batteria prima di commutare. Molto bellino. Allora, Abdul chiede, ci sono dei competitors un po' più economici che comunque sono dei bei prodotti per caso. Absan Zino, Fimi A3 e Fimix 8SE. Quelli sono i competitor principali. Sì, esatto, sì, Gerardo. Farò dopodomani, se il tempo domani è buono, il confronto fra questo e il Fimix 8SE. E poi farò anche con l'Absan Zino, però con calma più avanti. Secondo me implementeranno l'Active Track. Spero di sì, ma credo di no. Sì, Luca, ovviamente se lo compri dall'Europa è in CE. Allora, ragazzi, l'applicazione, non lo so perché c'era chi diceva che con l'applicazione cambia tutto. In realtà, ragazzi, cioè, con l'aggiornamento cambia tutto. In realtà, con l'aggiornamento cambia davvero poco. Cioè, non pensate che cambi dal giorno alla notte. È maggiormente ottimizzata, però siamo sempre lì. Non cambia moltissimo. La borsa, certo, Riccardo. No, Antonio, non posso fare contest, mi dispiace. Però sul canale Telegram regalo delle gift card. Se volete entrate, c'è il link in descrizione video. Ecco qui la borsa, è un astuccio. Potevano mettere magari una tasca qua sopra per mettere i cavetti, gli accessori. Invece così è un po' limitata. Avrei messo qualcosina in più. Diciamo che non è il massimo. È un astuccio da tenere in macchina, ma non ha nemmeno la tracolla. Vi farò vedere il mese prossimo la borsa ufficiale per il Mavic Mini, che è tutta un'altra cosa, credetemi. Ho ordinato anche il modello FCC, sì, da Banggood mi arriva a dicembre. Ciao Chris, cosa ti è successo con i contest? Una lunga storia, ragazzi, una lunga storia. Una storia lunghissima. Ho rischiato 50.000 euro di multa per aver messo in contest in regalo un gioco che ne valeva 20. Cioè, pensate voi, perché in questo paese per fare un regalo devi fare 3.000 passaggi burocratici, devi dichiararlo al Ministero dello Sviluppo Economico, devi avere un notaio che ti segua tutta l'estrazione, è un casino per fare un regalo, a norma, è un casino. Possibile utilizzarlo con un visore? Al momento no, non so se usciranno visori dedicati, ma al momento non ci sono visori dedicati. L'astuccio no, non si può prendere a parte, però c'è la borsa ufficiale che poi vi linko in descrizione video, costa 39 euro ed è meglio dell'astuccio. Grazie Fulvio. I numeri del firmware sono in progressione. Ovviamente, sì, sono in progressione. L'ultimo firmware è quello con il numero più alto. Il Torero. Pesarlo con i paraeliche montati. Pesano 25 grammi l'uno i paraeliche. 50 grammi totali. Il drone arriva a pesare 299 grammi con i paraeliche. Grazie a te Pasquale. Come autonomia è meglio il Mini. Lo Zino arriva sui 17-18 minuti, questo sui 25-26 minuti.
Credi che il prezzo possa scendere? Allora, i droni DJI sono come i telefoni Apple. Il prezzo non scende praticamente mai, se non quando fanno le promozioni, i negozi. Sicuramente su Banggood troverete dei coupon, sul canale Telegram che vi lascio in descrizione, però non pensiate che arrivi a costare 100 euro. Ecco, questo no. Grazie Francesco, troppo buono. Comunque, dato che ne ho due, vi faccio vedere... Devo farvi vedere una cosa. Allora, questo intanto è il Mavic Mini che ho usato fino ad oggi. E sono praticamente fratelli. Ciao Max, amico di Alex. Ciao. Ciao, sei dal vivo? Io sono morto. Ciao Rolando. Ok, questo è il Mavic Mini che ho usato fino a ieri. Figurati, massa, faccio il possibile. Si può mettere qualche LED per volare di notte? È difficile. Supereresti 249 grammi. Questo invece è il radiocomando che ho usato sul drone fino a ieri, che, come vedete ragazzi, è CE. Perché c'è qualcuno che pensava che fosse FCC. Questo è quello vecchio, questo è quello nuovo. Sono uguali, entrambi CE. Qualcuno iniziava a dire che magari avessi camuffato il video del range test, invece è quello che avete visto. E nulla ragazzi, che altro dire. Un drone interessante, su cui arriveranno altri video, ve lo consiglio, però c'è anche la concorrenza che è buona, come lo Zino, come l'X8. Un tutorial su primo avvio, ci penso su. No Valerio, non penso che sbloccheranno le zone, le no-fly zone, eccetera. Nei due, l'altro cosa ne farai? Lo metterò qui dietro, bello in esposizione. DJ ha copiato il drone dei militari che le multinazionali ci nascondono. È vero, è vero. La selezione manuale. Ti basta andare sulle impostazioni radio, scegliere manualmente il canale radio. Solitamente i primi sono quelli a 2.4 GHz e gli ultimi sono quelli a 5 GHz. Questo è il drone militare che le multinazionali ci tengono segreto. Il drone di Marco Cerrai. Questo è il Mavic Mini. Notate qualche somiglianza, ragazzi? Vabbè, questo è un giocattolo cinese, ovviamente. Nulla da confrontare. Secondo me uscirà l'Air 2, credo di sì, magari non con il nome Air 2, però potrebbe uscire. Le multinazionali non danno la teca e non è ancora acquistabile, io l'ho prenotata, quando arriverà ve la recensisco. Il range di distanza in scenari urbani, attorno ai 600-800 metri. A 199 euro, a 190 euro lo Zino è ottimo. Chris, che battutone che fai. Lici no, non funziona qui. Mi consiglieresti un drone sotto i 50 euro? Sotto i 50 euro sono giocattoli essenzialmente, non c'è molto di buono, magari qualche MJX. MJX. Giulio, guarda, quando mi arriva l'FCC faccio un confronto e vi dico. E anche sottomarino, ci vorrebbe, magari il prossimo drone DJI è anche sottomarino. Ragazzi, un bel like se vi è piaciuta questa live. Intanto le batterie stanno caricando e nulla. Allora, per Natale, Mavic Mini o Mavic 2 Pro? Se è il tuo primo drone, Mavic Mini. Se hai già esperienza, Mavic 2 Pro. Anche se sono prezzi un po' diversi, ma leggermente. X8 Mavic Mini, lo vedrete nel confronto dopodomani. Stavo pensando, dite che il Mavic Mini ci entra nello scompartimento batteria? No, non ci entra, ma quasi. Facevo un 2 in 1. Sì, Emanuele, ma volate sempre in sicurezza. Non vi serve a nulla fare 4 km in città. Il Mavic 2 Pro si trova a 1180 euro su Banggood. De Ada, poi chiedimelo con un commento, vediamo cosa riesco a trovarti. La borsa PJ Tech, poi linkamela nei commenti, Claudio, vediamo com'è.
Magari la compro anche io per recensirla. Nulla ragazzi, beh dai, allora, per questa live è tutto, siamo arrivati a un'ora di live, spero vi sia piaciuta, e nulla, se avete qualche domanda poi fatemelo sapere con un commento, dopodomani arriva il confronto con il Fimix 8SE, non perdetevelo ragazzi, e nulla, lasciate un bel like, iscrivetevi, campanella, Telegram e Facebook in descrizione, e nulla, vi voglio bene, ciao belli, alla prossima. L'applicazione no, è in inglese l'applicazione. Ciao ragazzi, vado a mangiare, ho davvero fame. Ciao belli. Ciao, siete voi dei grandi ragazzi. Ciao, ciao amici, ciao.